Un passero si posa sul davanzale della finestra del mio ufficio. Rimbalza contro il vetro, lo tasta col becco. Immobile mi guarda negli occhi, reclina la testa su un lato. Lui vorrebbe entrare, io che sto dentro vorrei uscire. È l'incipit del mio esordio narrativo. Io sono Alberto Albertini e questa è La classe avversa. Un romanzo segnalato due volte dal comitato di lettura del premio Calvino e che ho fortemente voluto, dopo 30 anni che lo inseguivo, pubblicare con H Editrice. Anche loro mi hanno fortemente voluto, ci si attrae per osmosi. È la storia di un uomo e del suo lavoro, un uomo che vive una profonda crisi all'interno della fabbrica e della famiglia. La fabbrica è stata fondata dal padre, lui non riesce ad affrancarsi appunto perché non capisce che ogni processo di autodeterminazione passa da un trauma, da un distacco. Racconta le ambizioni negate, l'attesa vana di un riconoscimento, l'illusione di poter sanare la sua frustrazione quotidiana in ufficio, grazie a un innamoramento effimero. E forse il difetto di uno sguardo, quello che contraddistingue il protagonista, che prende aerei, telefona, corre, poi prende ancora aerei, ma poi finalmente alla fine si rifugerà nel calore piccolo. Piccolo in termini spaziali della propria casa, ma grande nei valori, perché la moglie, la sua donna, saprà accoglierlo, capirlo, comprenderlo e soprattutto perdonarlo. In questo romanzo, il viaggio dell'eroe, l'eroe per farsi tale deve diventare un antieroe, perché così viene definito chi ha una passione per le lettere, una passione pericolosa per la cultura. Lo chiamano in tono dispregiativo il poeta oppure il conte, anche perché ha un'eleganza che cerca di applicare sempre anche sul lavoro o nelle negoziazioni che fa con i clienti di tutto il mondo. Infatti insegue un'importante commessa con una casa automobilistica americana. E alla fine si scontra anche con un altro padre, con il nuovo amministratore delegato, che si rivela un sadico accentratore e un tagliatore di teste, ma grazie appunto al suo stile che saprà mantenere fino alla fine e soprattutto grazie alla saggezza della propria donna capirà che cosa conta davvero. Buona lettura, grazie.